Buongiorno Davide, e dobbiamo di nuovo parlare del security breach di LastPass, perché ieri sono emerse altre novità croccanti attraverso un post sul blog di GoTo, che è la compagnia che una volta si chiamava LogMeIn e che possiede LastPass dal 2015 e con la quale condivide almeno parte dei server e dei servizi online. Se vi ricordate, ne parlai a dicembre, LastPass aveva confermato una violazione dei sistemi il 30 novembre, dopo che c'era già stato un incidente ad agosto, la cui gravità era stata un pochino ridimensionata dalla comunicazione del azienda. Karim Tuba, il CEO di LastPass, aveva detto che una parte non autorizzata era riuscita ad ottenere l'accesso ad alcune informazioni dei clienti memorizzate su un servizio di cloud esterno usato da LastPass e GoTo. Gli aggressori avevano poi sfruttato i dati rubati nella violazione di agosto, utilizzando quelle informazioni per ottenere l'accesso a dati memorizzati in questo cloud condiviso. GoTo all'epoca aveva ammesso di essere a conoscenza dell'incidente e di essere impegnata nell'indagine di quanto accaduto. Ora, in questo blog post, praticamente due mesi dopo l'incidente del 30 novembre, GoTo ha annunciato che i suoi prodotti, tra cui Central, JoinMe, Amaci e Remotely Anywhere, sono stati vittime di un attacco informatico e che i criminali informatici hanno rubato le copie di backup crittografate dei clienti, nonché la chiave di crittografia dell'azienda per la protezione dei dati. Perché vi ricordo che, secondo quanto riportato dalla SPAS, il breach si riferiva ad ambienti di sviluppo, però poi si è scoperto che questi ambienti di sviluppo, o meglio, si è scoperto, è stato comunicato proprio dalla SPAS, che questi ambienti contenevano anche copie di backup di dati produzione, più vecchi ma non si sa di quanto, che comunque erano criptati, ma ora si scopre che era stata rubata anche una chiave crittografica per decrittare i backup, o almeno parte dei backup, non si sa bene. You know nothing, Jon Snow. Il CEO di GoTo, Paddy Srinivasan, ha affermato che le informazioni interessate dall'attacco variano a seconda del prodotto e possono includere nomi utenti, password hashed, impostazioni MFA, quindi della multifactor authentication, e informazioni sulle licenze. Inoltre dice che i database non sono stati scaricati, ma le impostazioni MFA di alcuni clienti, sempre tutto vago, sono state invece rubate. E comunque, nonostante questo ennesimo ritardo nella comunicazione, GoTo non ha dato alcuna informazione o alcun suggerimento per aiutare i clienti colpiti. GoTo afferma di non memorizzare i dettagli della carta di credito o bancari dei clienti, né di raccogliere informazioni personali, mentre la violazione della sua filiale LastPass aveva portato al furto dei vault di sicurezza dei clienti, insieme a nome, indirizzi email, numero di telefono e alcune informazioni di fatturazione. Il portavoce di GoTo, che ricordiamo è un'azienda che ha 800.000 clienti, tra cui molte imprese, ha rifiutato di commentare o di rispondere a domande di TechCrunch prima della pubblicazione di questo post da cui sto prendendo la news. Al momento, a quanto pare, sta contattando direttamente i clienti interessati e raccomandando loro di reimpostare le password e riautorizzare l'impostazione MFA come misura di sicurezza aggiuntiva. Non richiesta, non fondamentale, ma una cosa aggiuntiva, se volete fare. Tra l'altro faccio notare adesso che in podcast non lo può vedere, ma se andate sul link del blog post ufficiale di GoTo, che si intitola Our Response to a Recent Security Incident, bene, questo si apre con un'immagine stock di primo piano di mani di un tizio che battono sulla tastiera di un portatile. Senza nessun senso. Il fatto quindi è questo: anche ammettendo che sia molto difficile che un attaccante riesca a forzare la master password del vault di un utente, adesso sto parlando di LastPass, e quindi recuperare tutte le password memorizzate, per come le due aziende stanno gestendo la comunicazione, a questo punto diventa molto difficile fidarsi. Non sappiamo quali sono gli utenti interessati, non sappiamo cosa contenessero questi backup, non sappiamo come gli attaccanti sono riusciti ad accedere a questo cloud storage. Insomma, ogni mese si scoprono cose nuove. You know nothing, Jon Snow. E vabbè, insomma, questa era la news di oggi per rallegrare la settimana degli utenti di LastPass e degli altri servizi di GoTo. Quindi grazie per avermi seguito fin qui e ci risentiamo alla prossima news, speriamo un pochino più frizzante. Ciao.